Buonasera a tutti. Nel mezzo del rumor di guerra, noi oggi vogliamo aggiornarvi, così come ci avete chiesto, su quello che ci sta accadendo e sull'aiuto che ci state fornendo. È passata una settimana. Vi abbiamo chiesto 30.000 euro per poter proseguire ed è doveroso ringraziarvi innanzitutto per l'enorme affetto che ci avete dimostrato. In 7 giorni ci avete donato ben 20.000 euro. E di questi tempi non è certamente poco, e quindi per noi questo è un segno evidente che siamo diventati una famiglia. E per questo, anche per questo, oggi vi chiediamo l'ultimo sforzo per arrivare all'obiettivo di trascorrere un altro anno insieme in mezzo a notizie sempre più complesse. Mancano 10.000 euro e speriamo che i prossimi giorni siano decisivi per dare una risposta all'offensiva mediatica che ci viene ogni giorno dai cosiddetti padroni del discorso. Noi siamo liberi insieme a voi e vogliamo rimanere tali fino all'ultimo dei nostri giorni. Quello che vogliamo fare, è utile spiegarlo ancora una volta, è agevolare i processi di apprendimento. Processi di apprendimento che sono sempre più determinati dal multitasking e dalla velocità. Sono sempre più escludenti di ogni pur minima possibilità di concentrazione psichica, di visione dell'insieme di ciò che si sta esaminando e dei suoi rapporti con il resto del sapere e con la storia. È in corso, infatti, in corso di attuazione, un progetto di abbassamento generalizzato del tenore intellettuale di miliardi di individui, per impedire appunto che si eserciti una qualche funzione di controllo critico sull'azione dei padroni universali, quelli che chiamiamo oramai spesso padroni universali. Questo progetto è però l'effetto automatico di una mutazione tecnologica radicale delle relazioni umane che si sta instaurando, volenti o nolenti. Questa mutazione deprime automaticamente le nostre capacità individuali, fa leva sugli istinti primordiali, asociali, semplifica tutto, semplifica e banalizza la realtà, riduce così la gamma dei linguaggi, elimina le sfumature, i chiaroscuri, riduce le diversità, modifica il tempo umano. E noi, insieme a voi, vogliamo uscire da questo ingorgo, perché è un vero e proprio ingorgo. Per questo, se potete, aiutateci a completare questa raccolta fondi con gli ultimi 10.000 euro che servono alla nostra sopravvivenza. Abbiamo due metodi, PayPal e il bonifico bancario. Ricordatevi che tutto ciò che passa via PayPal a noi arriva decurtato del 10%, mentre invece i bonifici ci arrivano integri. Brutto da dire, però è la realtà. Ricordatevi anche che le donazioni ricorrenti ci possono aiutare nel resistere nel lungo periodo, per resistere a questa offensiva. 10 euro al mese possono fare la differenza contro la pandemia del pensiero unico. Arriviamo quindi insieme, speriamo, a 10.000 euro per aumentare sempre di più l'azione di controllo critico nei confronti dei padroni universali e dei loro maggiordomi che sappiamo essere tanti e sempre di più. Grazie a tutti. Stiamo uniti e aiutiamoci l'uno con l'altro. Grazie ancora a tutti e buona serata. In un mondo come quello contemporaneo, un paese come la Russia non si può mettere da parte, isolare. Chi ci prova crea danni prima di tutto a se stesso. A dichiararlo il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo in videoconferenza alla sessione plenaria del Forum economico euroasiatico. Putin ha anche ribadito la direzione multipolare intrapresa dai governi non allineati all'Occidente. Non è solo questione di Russia e di Cina, ma del fatto che sempre più paesi nel mondo vogliono condurre una politica indipendente. E nessun gendarme mondiale può fermare questo naturale processo globale, ha concluso Putin, che oggi ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Il colloquio si è incentrato sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare in corso. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, Putin ha precisato di essere pronto alla collaborazione, visti gli sforzi per garantire una navigazione sicura nel Mar d'Azov e nel Mar Nero, ma ha ribadito la necessità dell'annullamento delle sanzioni contro Mosca.
richiesta, quella del capo del Cremlino, subito inascoltata, tanto che Mattarella, in Italia, ha revocato la nomina a cavaliere del premier russo Mishustin per indegnità e ha ritirato le onorificenze al ministro dell'industria Manturov, al segretario di Stato Evtukov e al presidente della banca VTV Kostin. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha sfruttato invece il vertice di Davos per avvertire i leader occidentali sui rischi di rapporti economici troppo stretti con Pechino e con Mosca. La libertà è più importante del libero scambio, la protezione dei nostri valori è più importante del profitto, ha sentenziato Stoltenberg. Secondo l'ex ministro degli esteri norvegese, l'abbattimento delle barriere commerciali nel perseguimento del libero scambio ha reso l'Europa dipendente sia dal petrolio che dal gas russo. La condivisione di tecnologia rischia invece di far perdere all'Occidente il suo vantaggio tecnologico negli armamenti moderni e lascia le infrastrutture vitali, come le reti 5G, alla mercé del controllo straniero. Se condividiamo la tecnologia, potremmo guadagnare soldi, ma indebolire la sicurezza occidentale, ha affermato Stoltenberg. Si tratta della Russia, ma anche della Cina. La risposta arriva in questo caso dal capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov, che precisa: ora che l'Occidente sta assumendo una posizione dittatoriale, i legami economici tra Russia e Cina cresceranno ancora più velocemente, anche perché abbiamo, continua Lavrov, un lungo confine con la Repubblica Popolare Cinese e interessi comuni nel sostenere i principi di giustizia e multipolarità negli affari internazionali. Con Lavrov si trova d'accordo il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese Wang Wenbin, secondo cui la cooperazione sino-russa è dotata di forza endogena e ha un suo valore. Non è diretta contro terze parti e non è soggetta all'influenza esterna, ha dichiarato Wang, annunciando che le due parti continueranno a lavorare per promuovere una forma genuina di multilateralismo. Nel frattempo, Volodymyr Zelensky, dopo una videoconferenza con il Parlamento della Lettonia in nome della libertà nazista, ha ricevuto la premier finlandese Sanna Marin, con cui ha discusso la questione degli aiuti militari. Per noi l'assistenza militare è assai preziosa, ha ribadito l'ex comico. Armi, una politica di sanzioni e l'unità dei nostri partner sull'adesione ucraina all'Unione Europea sono tutti fattori che rafforzano la difesa della nostra terra, ha precisato Zelensky, che dopo la visita del presidente statunitense Joe Biden in Asia riceverà dalla Corea del Sud 1,1 milioni di dollari di aiuti militari, necessari evidentemente anche per l'Organizzazione Mondiale della Salute, che fornisce un assist alla Russia per lasciare l'organizzazione, che ha appena adottato una risoluzione che condanna le azioni della Russia in Ucraina, in quanto creerebbero un'emergenza sanitaria pubblica. Sic transeat gloria mundi. Così come è accaduto per l'Event 201, che simulava una pandemia globale di coronavirus, anche il vaiolo delle scimmie sembra non essere arrivato così all'improvviso. Nel marzo 2021 la Nuclear Threat Initiative, un'organizzazione filantropica statunitense, in collaborazione con la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, ha condotto una simulazione con lo scopo di fronteggiare le future minacce biologiche ad alto rischio. La Conferenza sulla Sicurezza di Monaco ha ricevuto un finanziamento di 1,2 milioni di dollari dalla Bill e Melinda Gates Foundation. Mentre la Nuclear Threat Initiative, NTI, ha ricevuto 3,5 milioni di dollari sempre dalla Bill e Melinda Gates Foundation a nome di Vaccine Development. Il 20 settembre 2017, inoltre, la Nuclear Threat Initiative, NTI, e il World Economic Forum, WEF, hanno ospitato una tavola rotonda sul panorama dei rischi biologici presentato dal progresso tecnologico nel contesto della quarta rivoluzione industriale. Fra i partecipanti figuravano 19 leader provenienti da tutti i continenti, con decenni di esperienza combinata in sanità pubblica, industria biotecnologica, sicurezza e filantropia. Lo scenario allo studio era una pandemia globale mortale avente per oggetto, guarda caso, un ceppo insolito del virus del cosiddetto vaiolo delle scimmie, che nella simulazione avrebbe dovuto originarsi dalla nazione inventata denominata Brinia, per poi diffondersi a livello globale nei successivi 18 mesi.
Un attacco terroristico in un laboratorio con disposizioni di biosicurezza inadeguate ed una debole supervisione, che curiosamente si sarebbe dovuto verificare il 15 maggio 2022, sarebbe dovuta essere la causa della pandemia immaginaria, che secondo il documento redatto a fine simulazione avrebbe potuto portare a tre scenari nella successione cronologica degli eventi. Il primo, un focolaio con 1400 casi e 4 decessi a giugno 2022. Il secondo, una pandemia che a gennaio 2023, a causa del virus resistente ai vaccini, avrebbe colpito in totale 83 paesi con 70 milioni di casi e 1 milione e 300 mila morti. Il terzo scenario preconizzerebbe 480 milioni di casi e 27 milioni di morti un anno dopo la comparsa, ovvero maggio 2023, periodo in cui, sempre secondo la narrazione simulata, sarebbero stati rivelati gli autori dell'attentato terroristico. Tuttavia, secondo i veggenti filantropi, alla fine del 2023 i casi sarebbero potuti essere oltre 3 miliardi e 200 milioni, con oltre 270 milioni di morti. Nel frattempo, sul sito del National Health Service del Regno Unito, nella pagina dove si parlava del vaiolo delle scimmie, il paragrafo che spiegava come fosse molto raro contrarre il monkeypox tra persone è stato rimosso. Le riserve mondiali di grano dureranno al massimo altre 10 settimane. Ad affermarlo è Sarah Menker, amministratore delegato di Grow Intelligence, società di analisi interpellata dall'ONU nel corso di una riunione speciale del Consiglio di sicurezza. La guerra in Ucraina, tuttavia, non sarebbe la causa principale della crisi, ha spiegato l'esperta, sottolineando che la guerra avrebbe gettato benzina su un fuoco che bruciava da tempo. L'accesso ai fertilizzanti è gravemente limitato, mentre le regioni in cui viene coltivato il grano stanno attraversando la più grave siccità degli ultimi 20 anni. Ad alzare i toni dell'emergenza ci ha pensato David Beasley, direttore esecutivo del Programma Alimentare Mondiale, ricordando che con la fame non può che arrivare la destabilizzazione politica. A confermarlo, le proteste accadute nelle ultime settimane in Sri Lanka, in Indonesia, in Pakistan e in Perù. Nessuno dice però che il blocco delle navi nel Mar Nero, con prodotti alimentari tra cui il grano, è dovuto in gran parte alla presenza di mine posizionate proprio dall'Ucraina nei porti per evitare sbarchi. Le navi straniere, hanno fatto sapere dal Cremlino, potranno comunque lasciare il porto di Mariupol percorrendo il tratto di mare che è stato ripulito dalle mine da oggi, 26 maggio. Nel frattempo, tre grandi multinazionali statunitensi hanno comprato in Ucraina 17 milioni di ettari di ottima terra, un territorio immenso. Si tratta di Cargill, DuPont e Monsanto, società, quest'ultima, germano-australiana, ma con capitale statunitense. Per il momento, dunque, il pranzo è servito, ma senza il pane. C'è un nuovo capitolo nella guerra finanziaria lanciata dagli Stati Uniti contro la Russia. Nonostante le sanzioni occidentali, infatti, Mosca è riuscita fino a questo momento a rispettare i suoi obblighi di debito internazionali, schivando così il default. Washington non l'ha però presa bene e ha così deciso di inasprire ulteriormente il blocco ai trasferimenti di denaro provenienti dalla Russia. Se nelle ultime settimane Mosca aveva potuto onorare i propri debiti in dollari, a partire da ieri 25 maggio ciò non sarà più possibile, o perlomeno sarà più difficile. Il Tesoro statunitense ha infatti deciso di applicare le sanzioni anche ai pagamenti relativi alle obbligazioni russe in possesso degli investitori americani. Detto in altri termini, in questo modo Mosca non potrebbe più muovere denaro sui conti dei creditori d'oltreoceano,
oceano, vedendosi così costretta a dichiarare il fallimento. Il condizionale è però d'obbligo, dato che il governo russo ha comunque varie carte a sua disposizione per aggirare anche questo tipo di sanzione. Innanzitutto, Mosca ha già detto che porterà la questione davanti ai tribunali internazionali, dove denuncerà la situazione artificiale creata da Washington per impedirle di onorare i suoi debiti. Abbiamo i soldi e la volontà di pagare, ha dichiarato in una nota il ministro delle finanze Anton Siluanov, annunciando che inizierà ad usare rubli al posto di dollari. Il vero asso nella manica di Mosca, però, potrebbe essere quello di aggirare i divieti statunitensi attraverso intermediari di altri paesi, in particolare quelli europei. Fra questi, ha avvertito il Fondo Monetario Internazionale, i più esposti sembrerebbero essere l'Austria e, come ormai è abitudine, l'immancabile Italia. Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ricevuto a Brasilia il consigliere speciale della Casa Bianca, Christopher Dodd, che avrebbe cercato di convincerlo a partecipare al 9° Summit of the Americas, in programma dal 6 al 10 giugno a Los Angeles. L'appuntamento non sembra convincere molto gli stati sudamericani e così la Casa Bianca, per rendere più appetibile la trasferta a Bolsonaro, avrebbe offerto al leader brasiliano un incontro privato con Joe Biden. Ma le defezioni al summit non riguarderebbero solo il Brasile. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, il suo omologo boliviano Luis Arce e il presidente argentino Alberto Fernandez hanno già annunciato di non partecipare dopo che Washington ha escluso dall'appuntamento Cuba, Venezuela e Nicaragua. Successivamente anche il Guatemala ha declinato l'invito. Se il vertice non si tenesse, ciò rappresenterebbe un duro colpo alle pretese di Washington per quanto riguarda l'egemonia sull'intero continente, motivo per cui il Dipartimento di Stato a stelle e strisce è corso ai ripari. Prima infatti ha provato ad inserire una sviolinata sul proprio sito ufficiale, dichiarando che gli Stati Uniti continueranno a dimostrare il loro impegno per un processo inclusivo che prevederebbe, a detta loro, voci indigene e altre storicamente emarginate. Poi Biden ha anche promesso la revoca di diverse sanzioni contro Cuba e ammorbidito la propria politica con Caracas. La presenza brasiliana rappresenterebbe per Washington l'ultima spiaggia per evitare il fallimento di un evento costellato dalla solita stucchevole retorica imperialista del con noi o contro di noi. È evidente che gli Stati Uniti non possono più decidere unilateralmente tutta la politica internazionale, nemmeno nel continente americano. Il Sud America, una volta considerato il cortile di casa di Washington, sta ora diventando una foresta sempre più impervia, dove i gringos, impossibilitati ad imporre il loro potere, dovranno per forza scendere a compromessi. Se noi analizzassimo i consumi di gas naturale nel primo trimestre 2022, Margherita, che cosa osserviamo? Noi osserviamo che i consumi per il riscaldamento aumenta, i consumi per l'energia elettrica di gas naturale aumenta, mentre cala dell'8,1% il consumo della manifattura. Quindi vuol dire che già nel primo trimestre 2021 la manifattura italiana, le imprese italiane consumano meno gas naturale per funzionare, cioè riducono la loro produzione, rallentano la loro produzione, interrompono la loro produzione. I dati del primo trimestre 2022 non contemplano l'allargamento del conflitto all'intera Ucraina, sono la conseguenza del 2021 ed evidentemente le bollette ne sono una conseguenza. Ora, per dire la verità, le bollette fanno anche, perlomeno nel nostro paese, quando si parla dell'energia elettrica e del gas naturale, ci fa riferimento al mercato borsistico principale in Europa, il cosiddetto TTF in Olanda.
in seno al quale agiscono forti fenomeni speculativi. Però anche qua bisogna essere precisi, perché la speculazione non è qualcosa di trascendentale che sta al di sopra e quindi quasi non si può toccare e quindi contrastare. Tutt'altro, noi sappiamo molto bene che il prezzo al quale gli importatori di gas naturale, prendiamo Eni, comprano il gas naturale dalla Gazprom, è ben inferiore rispetto a quello che si viene poi a quotare al TTF sul quale si agganciano le varie bollette. Il prezzo al TTF è quindi spesso un multiplo del prezzo reale al quale viene importato il gas naturale dagli importatori. Dopodiché gli importatori lo vendono ai grossisti al prezzo TTF, per cui noi ci troviamo in una situazione, parliamo di Eni e diamo i numeri, Eni tra l'ultimo trimestre 2021 e il primo trimestre 2024 ha fatto un utile netto, i dati si possono trovare sul sito di Eni, di 4,6 miliardi di euro, una cifra pazzesca, questi utili di Eni, che sono stati fatti appunto grazie alla possibilità di rivendere il gas naturale ai grossisti a un prezzo enormemente aumentato. Perché è grave? È una questione morale? No, non è una questione morale, è una questione politica. Eni è controllata dallo Stato al 30%. Lo Stato quindi ha la golden power. Lo Stato ne definisce l'amministratore delegato e la maggioranza del consiglio di amministrazione. Quindi doveva esserci una scelta politica da parte del governo che doveva imporre ad Eni di agire nel mercato al fine di ridurre i prezzi del gas naturale. E questo Eni, visto il potere che ha all'interno del mercato del gas naturale, lo poteva fare benissimo. Ma questa indicazione dalla politica non è arrivata. E questo è, a mio avviso, l'aspetto più grave che evidenzia come ci sia da parte del governo e a partire dalla figura del primo ministro un approccio finanziario e non industriale, manifatturiero alle problematiche del nostro paese. E a mio avviso questo è molto grave, lo stiamo già pagando e lo pagheremo anche nel prossimo futuro. La ricerca disperata di nuovi fornitori di gas sta dividendo sempre di più i paesi europei, che spesso si vedono costretti a bussare alle stesse porte per sostituire il gas russo, a cui hanno deciso di rinunciare per assecondare i voleri di Washington. Spagna e Italia, in particolare, si stanno disputando le limitate risorse di idrocarburi provenienti dall'Algeria. A metterle d'accordo, però, potrebbe pensarci Bruxelles, che ha in progetto un gasdotto di 700 km in grado di collegare i due paesi. La nuova pipeline partirebbe da Barcellona e arriverebbe a Livorno passando sotto il Mediterraneo. Inizialmente servirebbe a trasportare il gas naturale liquido dalla penisola iberica a quella italiana e da lì al resto del continente. La Spagna, grazie ai suoi potenti impianti di rigassificazione, ha infatti le strutture necessarie per trasformarsi nel principale hub europeo degli idrocarburi che arrivano via mare. Il problema sarebbe casomai la distribuzione del gas agli altri paesi dell'Unione Europea. E proprio qui entra in gioco l'Italia, che dispone di una rete già pronta ad alimentare il vecchio continente. Il progetto, presentato pochi giorni fa dalla Commissione Europea, costerebbe tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro e potrebbe essere operativo in meno di 2 anni. Il gasdotto sarebbe inoltre concepito per trasportare, in un secondo momento, l'idrogeno verde, tanto caro ai fautori della transizione ecologica comunitaria. La spagnola Enagás e l'italiana Snam hanno già firmato un protocollo d'intesa per esplorare la fattibilità del progetto. Il governo Sánchez, però, ha già detto che il gasdotto dovrà essere finanziato dai paesi che riceveranno gli idrocarburi, ovvero da Germania e Italia in primis, che in questo modo finirebbero per sostenere le spese necessarie affinché Madrid possa diventare il principale hub energetico europeo.
I paesi aderenti al BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, hanno istituito una commissione sulla cooperazione spaziale, con l'obiettivo di avviare un sistema di condivisione dei dati di telerilevamento satellitare. Il progetto rientra nelle necessità della Cina di proteggersi dai satelliti di Elon Musk, che potrebbero rappresentare, secondo Pechino, una minaccia nazionale. Lo scorso dicembre la Cina si era fortemente lamentata per il fatto che per ben due volte nel 2021 la stazione spaziale cinese aveva dovuto spostarsi per una possibile collisione con uno dei satelliti Starlink. Secondo un documento pubblicato il mese scorso da Ren Yanzhen, un ricercatore dell'Istituto di Localizzazione di Telecomunicazioni di Pechino, la Cina deve sviluppare una capacità antisatellitare, che prevede un sistema di sorveglianza per tracciare e monitorare ogni satellite Starlink, anche ai fini della disabilitazione. Proprio mentre i riflettori sono puntati sulla Transnistria, l'ex presidente moldavo di orientamento filorusso Igor Dodon è stato portato davanti alla Corte di Giustizia, che ha confermato l'arresto di 30 giorni in forma di detenzione preventiva. L'accusa che gli è rivolta è quella di tradimento. Numerose manifestazioni in sostegno di Dodon si svolgono in questi giorni a Chisinau, ma è la voce del Ministero degli Esteri russo quella che si fa sentire di più, affermando che Mosca si assicurerà che i diritti di Dodon in Moldavia siano rispettati. Al tempo stesso la Russia ribadisce di essere pronta al dialogo, ma solo con coloro che sono realmente interessati a stabilire la pace.